Tutto sta andando secondo le nostre aspettative. La Lega resiste. Ce l'abbiamo fatta. Una notizia magnifica, Gregory. Adesso penso che tu e mia figlia potete anche tornare a casa. Non ci rimane che festeggiare. Papà, non è ancora il momento di cantare vittoria. Dobbiamo prima effettuare una verifica con il sole. Gregory! Sì, l'ho visto, Jessica. Siamo in rotta di collisione con quel pianeta. Sto captando un segnale vitale. C'è un autorobot! Quello lì è Commander. Lui ha deturpato il mio viso. È soltanto sua la colpa. No, Gregory, sono sicura che ti sbagli. Commander non sarebbe capace di questo. È stato solo un incidente. Se non vuoi aiutarmi a riprenderlo, puoi restare qui. Sai che i robot sono tutti malvagi. Perché vuoi continuare a rischiare la tua vita? Abbiamo solo 5 minuti per rientrare nell'astronave prima che faccia boom! Allora non perdere più tempo. Aiutami! Vi restano 4 minuti. Dannato robot! Ah, bei sistemi. Lui non può reagire. Vi ho detto 3 minuti. Guardate che sono 2 minuti. Lascialo stare e torniamo indietro. No, ci siamo quasi ormai. Ve l'avevo detto, 1 minuto. Sono solo 10 secondi. 2, 1. Ma che sta succedendo? Mi sembra di vedere una specie di germe. Che importa? Gregory, ci siamo avvicinati al sole e l'astronave è rimasta intatta. Il nostro esperimento ha avuto successo. Preparati all'accelerazione. Si torna a casa. Per me questi batteri sono decisamente viventi, altro che... Questi germi non sono altro che un virus che provoca violenza. Guardate, i topi stanno provando ad uccidersi a vicenda. È incredibile. Quando lo scriveremo sul nostro rapporto... Rapporto? Papà, ma non credi che sia una cosa pericolosa? Liberiamoci di quei germi. Gettiamoli subito nello spazio. Se contaminassero il mondo, potrebbe scoppiare una guerra di proporzioni gigantesche. Figliola, penso che tu sia... Ma cosa succede? Nessuno potrà fermarci! Technobot! Captain aveva ragione, quella nuova Lega tira i Destructor peggio di una calamite! Adesso gli farò friggere i circuiti, prendete questo! L'avete voluto voi! Terracorn, unitevi e formate Abominus! Ripolo! Accidenti, è un bel guaio. Qui serve Computron. Computron pensa troppo. Dov'è la Lega? È qui. Abbiamo quello che volevamo, andiamo! Combatteremo un altro giorno! Rafe! Chiama subito Sirena! La ragazza umana è ferita! Lasciatela stare, assassini! Non toccatela! Lasciate mia figlia! Andatevene! Ci penso io a lei! Porteranno tua figlia al nostro centro specializzato! L'ambulanza! È uno di loro, capisci? Hanno portato via la mia Jessica! Oh, io li odio tremendamente! Li odio tutti quanti! Ascolta, noi siamo più deboli. Non potremo mai farcela a batterli. Ma se usassimo questi germi, facendo odiare e distruggere i robot fra di loro, noi la spunteremo. Abbiamo il loro capo. Abbiamo il corpo di Commander.
Quando avremo costruito il nuovo Commander, saremo in grado di sgominare tutti gli autorobot. Egli sarà il loro distruttore. Io sono suo padre e ho diritto di vederla. Non ci sono miglioramenti, è sempre in coma. La pagheranno, cara Jessica. Ma come? Mia figlia si è svegliata e non mi avete chiamato! Jessica, ma che diavolo ti hanno fatto questi mostri? Papà, posso camminare? Le sue gambe erano rimaste paralizzate. Adesso può fare le mille miglia anche volendo, credo. È pazzesco, Jessica, non capisci cosa ti hanno fatto? Vogliono distruggerti come distruggono tutte le altre cose. No, vogliamo solo aiutarla. E come? Trasformando mia figlia in un robot, forse? Papà, hanno fatto questo perché io camminassi. Non ti fa piacere? Se mi fa piacere, che mia figlia stia per diventare una maledetta macchina. Ma tu verrai a casa con me per sempre! È inutilizzabile! Aspetta a dirlo, mi è venuta un'idea interessante. Potremmo usare il suo metallo come materiale grezzo per la nostra lega. Sono convinto che funzionerà. No, non potete farlo! Fermi! Non potete fare questo! Jessica, ferma! No, papà! Gli autorobot mi hanno aiutato! Lui era il loro capo e non potete fare una cosa simile! Mark, ho trovato! Commander era il loro capo. Se gli altri sapessero dove si trova, verrebbero a cercarlo. E quando arriverebbero, quei maledetti troverebbero qui i germi ad aspettarlo. Jessica, tu devi aiutarci. Parla con un robot, un qualsiasi autorobot, e di che il loro capo è qui. No, non lo farò. Non è giusto, papà. Gli autorobot non sono nostri nemici. Ne sei certa? Guarda la faccia di Gregory, guarda le tue gambe. Sono stati loro a ridurti in queste condizioni. No, non stiamo sbagliando, figliola, e tu lo sai bene. Farai quello che ti dico, perché io sono tuo padre, perché sai che io ho ragione, vero? Va bene, ti ubbidirò. Ma è odioso, e spero che questo non mi porti a odiare anche voi. Sei certa di quello che dici, Jessica Morgan? Ho sentito quello che stanno progettando. Vi prego, voglio parlare con Captain. Perché continui ad apparire nei miei sogni, Commander? Forse per dirmi che non sarò mai alla tua altezza? Lo so benissimo anch'io. L'ho sempre saputo. Captain, ci sono cattive notizie. Guai in vista! Voi mi avete aiutato, perciò mi sento in debito. Eri ferita e abbiamo fatto il nostro dovere. È vero, lo so, ma mio padre non la pensa così. Vuole convincermi a tradire gli autorobot. E come? Noi abbiamo ritrovato la nave di Commander durante un esperimento. Poi... Che cosa stai dicendo? Quindi Commander sarebbe ancora vivo? No, ma il suo corpo ora è nel laboratorio di mio padre. Con voi, ascolta, dobbiamo recuperare al più presto Commander. Ha il diritto di riposare in pace. Ma è esattamente quello che vuole mio padre. È una trappola. Beh, ha poca importanza. Non essere frettoloso, ascoltiamola. Decido io cosa fare. Raduna tutti, attaccheremo in massa. Protectobot! Drago, Phantom, Chips, Sirena e Razor, trasformatevi in Defensor! Aerialbot, Radiant, Tornado, Log, Optor e Vertic, trasformatevi in Pentajet! Anche voi, trasformatevi! Muovetevi! Serve l'aiuto di tutti! Flash, Maggiolino, Fender e Scooter, trasformatevi! Jessica, vieni con noi. Autorobot, avanti! Stridek è rientrato alla base. Stridek, il tuo rapporto. Il suo corpo ora è nel laboratorio di mio padre. Così quel dannato Commander sarebbe ancora vivo, ma non lo sarà ancora per molto. Commander si trova lì dentro, nel laboratorio. Tu con voi,
Prendi gli aerei al Bo e portali nel retro dell'edificio. Jessica e io distrarremo suo padre e Morgan, mentre voi recupererete il corpo di Commander. Gli altri controlleranno l'intera zona. I Destructor sono già stati qui. Potrebbero tornare. Non vorrei che rendessero il nostro compito ancora più arduo. Defensor, tu resta qui e aspettaci. E ricorda gli ordini. Nessuno deve avvicinarsi, capito? Papà! Papà! Captain, vieni qui! Oh. Commander! Non riesco a capire. Non dovrebbe essere qui, ma nel retro. Mio padre deve aver teso una... una trappola per gli altri robot. No, Captain! È troppo tardi! Oh, Socky! Dobbiamo portare Commander fuori di qui. Dov'è quel pagliaccio di Captain? Voglio lui! Sto sprecando le mie energie a un campo di forza. Meglio scappare. Prima che Pentajet ci contagi. Andiamo! Ucciderò, robot ridicolo! Jessica, salta su e fa attenzione! Sei finito ormai, Captain dei Bestivali! Gira qui e poi va dritto! Sbucheremo nel magazzino posteriore! Dobbiamo trovare Commander! Dove ti sei nascosto, codardo? Gli autorobot si comportano come dei folli! Sono infettati da un virus, Galvatron. Se verrai toccato da loro, ti contamineranno. Stai mentendo! Bene, se non mi credi, guarda con i tuoi occhi, così non avrai più dubbi. Sono tutti impazziti! Questo posto non mi piace! Sta molto attento, Pentajet! Ricordati, non lasciare che ti tocchino, anche tu verrai contagiato! Mi sentite? Portatemi in salvo, io cercherò di fermarlo! Ai 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 ai, guarda, guarda, ci devono essere dei guai. Chopper, aiutami, guarda se si può fare qualcosa per Commander. Come pesa, qui ci vorrebbe una gru. I suoi apparati sono fuori uso. Dimmi, Chopper, ci sono speranze di poterlo riparare? È morto, amico. Lo sapete chi è il creatore di Commander? I quintessenziani. Saranno loro a farlo rivivere. Argo, mi senti? Portami qui un quintessenziano. Cosa un quintessenziano? Ma sono nascosti nell'angolo più remoto della galassia. E allora? Pensi di non riuscirci? Certo che ci riuscirò, anche se non capisco a cosa serve uno di quei cinque teste. Ho bisogno della loro collaborazione per far rivivere Commander. Come? Commander? Non tornerò fino a quando non avrò trovato un quintessenziano a costo di far fondere i miei motori! Arriverò fin laggiù! Mi raccomando! Bisogna disinserire Guardian. Se il virus dovesse contaminarlo... Lo so. Potrebbe accadere una catastrofe. Mi spiace, Guardian, ma sono costretto a farlo. Mais oui, je comprends, Captain, c'est la vie. Con voi, tu! Ci siamo quasi, solo un attimo ancora e Guardian sarà salvo.
Combatti la tua malattia con voi, non me! È finita per te, ho vinto io! Aspetta a dirlo, amico mio! Non riuscirai a fuggire, Captain! Io riconoscerei la puzza del tuo scappamento dovunque! Come ti ho detto prima, per te ormai è finita, buffone! E come ti ho detto io prima, aspetta a dirlo. Penso che ne abbia abbastanza. Sei stato davvero meraviglioso. Beh, non posso lamentarmi. Ma ora che ne facciamo di lui? Tutto bene? Mai stato meglio. Ora capirai come ci si sente, amico. Qui Bonnie Carlson dalla Keisan TV. Il germe dell'odio sta ormai dilagando e infiamma il mondo come un enorme incendio. I Transformers sono già contaminati e presto si teme un contagio di tutta la popolazione umana. Quanti di noi sono già infetti? Ma la domanda più angosciosa è: quando terminerà questa piaga? E quanti saranno alla fine i sopravvissuti? Quintessenziano? Sì, sì, fammi venire a bordo. Presto, mi contamineranno! Io posso salvarti, ma se vuoi che lo faccia, devi promettermi che mi riporterai in vita, Commander! Sì, te lo giuro, sì! Vedo che ora ragioni! Svelto! Non sarà davvero un'impresa facile, sai. Io sono sicuro che ci riuscirai. Il collettore della memoria. È bloccato! Dagli un po' di energia! Oh! Te ne hai data troppa, imbecille! Sta più attento, il vostro leader non rivivrà più. Sta iniziando a funzionare! Le gambe sono operative, ora le braccia! Attento! L'hai fatto apposta, vero? A che cosa dici? È stato un incidente. Tutto procede. Quanto ci vuole ancora? Poco. Abbiamo finito. E tu che cosa farai per combattere il virus? Commander saprà trovare una soluzione, lo spero. Abbiamo poco tempo a disposizione. Al mondo ci occorre un leader, subito! Tutto è pronto per il tentativo, ma se non dovesse funzionare, non avremo la possibilità di una prova d'appello. Commander! Ce l'abbiamo fatta, è vivo, è vivo! Ma è vero, il nostro capo è tornato! Sì, Argon, e stavolta nessuna forza dell'universo potrà eliminarmi.